E vediamo ora come si utilizza la funzione compito. Dalla pagina del corso clicchiamo sul link del compito che è stato predisposto. Nel riquadro in alto possiamo leggere l'eventuale testo del compito assegnato e in ogni caso almeno le istruzioni per l'invio del file del compito stesso. Cliccando sul pulsante sfoglia possiamo trovare nel nostro computer il file del compito che abbiamo svolto. Questa è la pagina riepilogativa finale che ci appare dove possiamo verificare il corretto invio del file.